Ciao bang ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Era da diverso tempo che volevo provare i prodotti Glorious PC Master Race. Purtroppo però non sono riuscito a trovare dei contatti con la stampa per poterli appunto ricevere in prova, così li ho acquistati di tasca mia, come potete vedere qui dietro, e l'ho fatto ragazzi dal sito Draco.it, che sicuramente già lo conoscerete visto che ha collaborato praticamente con tutti quanti gli youtubers italiani più grandi, immensi e profondi. Non è una collaborazione in questo caso, ma volevo sponsorizzarlo semplicemente perché mi sono trovato davvero bene. Ho acquistato un fottio di roba dal loro sito e devo dire la verità, almeno nel mio caso, sono stati iper veloci nella spedizione. Tipo il giorno dopo realmente avevo già tutti quanti i prodotti in casa. E in più Draco.it è il rivenditore ufficiale, il distributore ufficiale di questi prodotti, cioè della Glorious. Per chi ancora non conoscesse, Glorious PC Master Race è un'azienda americana che nasce da una community di giocatori e il suo intento è quello di creare periferiche top ma con prezzi ragionevoli, facendosi conoscere in tutto quanto il mondo. E infatti mi sono preso il set completo. Dunque oggi vi farò vedere il nuovissimo mouse Model D in colorazione bianca, la tastiera GMKK in versione compact con l'aggiunta di switch red e keycaps ABS e per finire il tappetino extended white. Ma partiamo dal mouse Model D. Confezione molto bella e minimale, con tutte le caratteristiche importanti stampate sia davanti che dietro. All'interno troviamo un messaggio di ringraziamento per aver comprato il prodotto, la guida rapida, due adesivi esclusivi davvero fighi, un paio di pad estesi da applicare sotto il mouse ed infine il Model D. Il design a nido d'ape mi fa davvero impazzire e questa colorazione bianca secondo me lo valorizza di più. Comunque abbiamo i classici due tasti, destro e sinistro, la rotellina che funge anche da pulsante e un tastino dedicato ai DPI. Sul lato invece troviamo altri due tasti che potremmo personalizzare come vorremmo, tramite ovviamente il software dedicato. Sotto invece si trova il sensore ottico PixArt PVM 3360 con caratteristiche davvero al top, visto che arriva a 12.000 dpi con polling rate fino a 1000 Hz e accelerazione 50G. È un mouse di dimensioni medie con un peso contenuto di 68 grammi. Ovviamente abbiamo anche parecchi LED RGB posti su quasi tutto quanto il mouse e devo dire che l'effetto è davvero bello, visto che la luce e dunque i colori escono anche da tutti i buchi del mouse. Ovviamente potremo modificare colori e modalità sia dal mouse che dal software dedicato. Il cavo è il modello Ascended di colorazione nera, uno dei più comodi e funzionali cavi sul mercato. E ora ragazzi arriviamo alla tastiera e a tutti quanti gli accessori per poterla costruire. Ho usato questo termine ragazzi perché appunto le tastiere di questa azienda sono modulari, nel senso che noi compriamo e soltanto la parte diciamo fisica della tastiera, quella di metallo, la vera e propria tastiera, ma tutto quanto il resto, dunque switch, pulsanti, anche cavi eccetera eccetera, potremo personalizzarli a piacimento. Infatti all'interno della scatola troviamo la guida rapida, un adesivo a tema, il cavo micro USB, dei tasti opzionali e l'estrattore degli switch. Ultima, ma non ultima, la tastiera, che anche nella sua variante compatta pesa ben 750 grammi ed ha una sensazione premium. Visto che così non dice assolutamente nulla, anche perché appunto è vuota, mancando gli switch, nel mio caso ho scelto quelli red. L'installazione è stata facilissima perché basterà inserire negli appositi spazi a mo' di Lego e come potete vedere sta prendendo anche forma. Ora andiamo ad aggiungere anche i vari tasti ed il gioco è fatto. Rapidamente anche le caratteristiche. 62 tasti con supporto anti-ghosting con rollover NK via USB, possibilità di disabilitare il tasto Windows durante il gioco, polling rate di 1000 Hz e ovviamente illuminazione LED RGB con un totale di 18 effetti, attivabili tramite combinazione di tasti oppure tramite il software ufficiale. Insomma ragazzi, per chi ama le tastiere compatte, solide, belle, pesanti, massicce diciamo, con LED RGB ma molto molto piccole, che appunto non sprecano troppo spazio sulla scrivania e sui nostri tappetini, questa ve la consiglio caldamente. Vada Dio anche perché ripeto che sarete voi a crearla, visto che avrete la possibilità di scegliere voi i tasti di diverse aziende della stessa Glorious o gli switch, quelli rossi, bianchi, marroni, neri eccetera eccetera. Poi come accessori extra ovviamente ce ne sono un fottio, dunque magari uno potrebbe anche comprarsi il cavo di diverso colore se stanno facendo una configurazione ad esempio tutta quanta rossa. Esiste anche il cavo rosso per farla diciamo al 100% della propria configurazione, così da creare proprio la nostra tastiera. E ora ragazzi arriviamo all'ultima cosa che compone diciamo tutto
tutto quanto il set, cioè il tappetino. Questa versione misura 914 mm di lunghezza, 279 mm di larghezza e 3 mm di spessore, così da poter ospitare tastiera, mouse e magari una cuffia. Ho scelto la versione bianca al posto di quella nera perché ha tema con il mouse e perché avendo anche il bordo del tappetino di colorazione nera crea un bel effetto e contrasto. Il mousepad ha una qualità elevata con superficie in tessuto e base in gomma, con doppia cucitura sui bordi per evitarne ovviamente l'usura. Poi da buon tappetino da gaming è impermeabile e lavabile in lavatrice. Insomma ragazzi, abbiamo visto tutto quanto un set completo di questa azienda che sono veramente molto molto contento di avervi portato, perché è famosa soprattutto in America. Volendo c'è anche su Amazon, come ho detto anche su Draco, dunque tutti quanti i link comunque li trovate in descrizione. Infatti in Italia di video dedicato a questa azienda ce ne sono davvero pochissimi. Bene ragazzi, questo video è giunto al termine, che dire, un pollice in su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!